In un'era fatta di tecnologia ed innovazione, la digitalizzazione delle imprese non è solo un'opportunità, ma anche una necessità per restare competitivi, non farsi schiacciare dalla concorrenza ed avere successo nel settore in cui si opera. E proprio di digitalizzazione aziendale si è parlato nei giorni scorsi a Pescara nel corso di un incontro organizzato da Legacoop Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti Pescara. Luca Massali, presidente di Legacoop Abruzzo, dunque la digitalizzazione delle imprese cooperative, leggevo proprio nel tema del suo intervento, un percorso indispensabile. Sì, è fondamentale, rischiamo di essere quasi fuori tempo massimo perché oggi le connessioni tra imprese che siano in forma cooperativa o altra forma e mercato è legato strettamente insomma, al mondo digitale, alla capacità di rappresentarsi, alla possibilità di connettersi, alla possibilità di rendere più fruibile e immediato attraverso il sistema digitale tutte le informazioni e le richieste di contatti. In questo c'è molto da fare. Nel corso dell'incontro Mazzali ha illustrato anche i risultati di un sondaggio fatto all'interno delle aziende aderenti a Legacoop. Dai dati è emerso che le cooperative associate in Abruzzo sono 161 per un totale di 15.509 soci. Il valore della produzione totale ammonta a 222 milioni di euro e il patrimonio netto ammonta invece a 47 milioni. Al 2 ottobre scorso, ha ricordato ancora Mazzali, è stata inviata una newsletter a tutte le imprese associate, invitandole a compilare il sondaggio per fotografare lo stato di maturità digitale delle stesse e la loro capacità di implementare le tecnologie abilitanti e le innovazioni organizzative. Digitalizzare un'impresa, un'azienda, comporta sicuramente degli investimenti, delle spese, ma quali i benefici che si possono trarre? I benefici sono molteplici, ci sono degli impatti sui sistemi produttivi, chiaramente dipende moltissimo dai settori di appartenenza, ci sono opportunità in termini di mercato, di ampliamento di mercato e poi ci sono le ottimizzazioni su quelle che sono invece le strutture magari consolidate da tempo sul territorio di modelli cooperativi che funzionano molto bene ma che per continuare a essere competitivi in un mercato che va sempre più in fretta hanno bisogno di aggiornare competenze, tecnologie e anche il mindset, proprio una cultura d'impresa. Per molte imprese, soprattutto per quelle più vecchio stampo, la digitalizzazione aziendale costituisce una vera e propria sfida. Oggi, tuttavia, digitalizzare il proprio business non è più una scelta facoltativa, ma una vera e propria necessità, un percorso inevitabile per rimanere competitivi e non farsi schiacciare dalla concorrenza. In un mondo in costante e rapida trasformazione, non è infatti più possibile restare ancorati ai vecchi modelli, ma è necessario dotarsi di strumenti, procedure e setting organizzativi che permettano di stare al passo con i dettami dell'era digitale odierna, dove rapidità ed efficienza la fanno da padrone. Al nostro microfono il dottor Stefano Tomassini, direttore generale presso il MEF, già direttore centrale per l'organizzazione digitale presso l'INAIL. Quindi in questo contesto, diciamo, lei rappresenta un'autorità. Grazie, non è così. Sono progetti complessi quelli della trasformazione digitale. In INAIL in particolare abbiamo fatto un percorso molto importante, durato anche qualche anno, però come poi vedremo nel corso del convegno, il concetto di trasformazione digitale non è un tema tecnologico ma è soprattutto di persone e di organizzazione. Ecco perché ribadiamolo, le opportunità della digitalizzazione sono infinite, però l'importanza di saperle gestire per non creare problemi sociali, per cogliere soprattutto le opportunità che offre è fondamentale, questo è un aspetto fondamentale. Assolutamente sì, e appunto come dicevo il ruolo delle persone, il coinvolgimento delle persone è fondamentale, la tecnologia offre delle grandi opportunità anche per avanzare il valore espresso dalle persone nell'attività lavorativa, nei servizi, bisogna appunto saperle cogliere, saperle comunicare, saperle far percepire le persone come un fatto positivo. La digitalizzazione aziendale
consiste nell'integrazione degli strumenti e delle tecnologie digitali all'interno di un'azienda e dei suoi processi, allo scopo di ottimizzare il modo in cui quest'ultima realizza e gestisce le sue operazioni, rendendole più rapide ed efficienti. Si tratta in pratica di sfruttare le opportunità offerte dal digitale per migliorare le performance. In altri termini, digitalizzare un'impresa significa abbandonare gli strumenti tradizionali in favore di soluzioni tecnologiche più performanti, al fine di semplificare e velocizzare i flussi di lavoro. Professor Corsi, il ruolo dell'università per dare supporto alle imprese ad alta digitalizzazione è fondamentale? Assolutamente sì, le università lo fanno con le loro tre missioni fondamentali, che sono la didattica, la ricerca e soprattutto la terza missione, cioè il trasferimento tecnologico attraverso la creazione di start-up, spin-off universitari e accademici, in cui la ricerca viene messa a disposizione di tutti, in particolar modo delle aziende, per implementare un processo di innovazione e digitalizzazione, fondamentale oggi per essere competitivi sui mercati nazionali ed internazionali. La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale sono campi estremamente utili per poter essere più competitivi, per assumere decisioni importanti in tempi molto rapidi e quindi essere sul mercato in maniera proprio efficiente. Vanno a modificare quelli che sono i processi di creazione di valore aziendali, quindi vanno sicuramente governati, vanno accolti, vanno gestiti con efficienza e con efficacia. Parliamo di futuro, parliamo di mercati internazionali e credo che le università possano essere in grado di dare un supporto molto significativo alle imprese e al territorio tutto. La digitalizzazione, diciamo così, un'opportunità sicuramente, può creare qualche scompenso sul piano sociale? Può, se questo non viene gestito, se gli elementi di criticità non vengono ben governati e arginati, sicuramente, ma un management particolarmente attento è in grado di governare anche tutti quegli elementi di criticità, affinché la fonte di creazione di valore ovviamente non registri nessun stop o decremento. Da incontri come questo, quali spunti, quali elementi possono emergere, professor Corsi? Io credo che incontri come questo siano davvero molto significativi, perché parliamo di un confronto con istituzioni trasversali, tutti presenti sul territorio, e credo che questo sia davvero molto importante. Le istituzioni si devono confrontare perché hanno come obiettivo comune quello della crescita anche culturale del territorio, e da questi confronti sicuramente nascono spunti, idee, progetti che sicuramente siamo pronti anche come università a fare la nostra parte per realizzarli insieme. I campi di applicazione sono davvero molto vasti. Sono vastissimi. Io credo che nessun campo sia escluso da un processo di innovazione e digitalizzazione, e credo che il nostro paese, la nostra regione, il nostro territorio debba creare massima sinergia affinché tutto questo diventi assoluta concretezza nel breve periodo. In Abruzzo grandi e medie imprese, diciamo, hanno già intrapreso questo percorso. È un po' più difficoltoso per le piccole? È molto più difficoltoso per le piccole e medie imprese e per le micro imprese, in cui bisogna molto lavorare su un processo di formazione culturale che deve essere adatto ovviamente ai processi di innovazione e digitalizzazione, non è scontato. Quindi credo che la formazione indirizzata anche alle micro imprese, piccole e medie imprese, su queste tematiche che sia assolutamente fondamentale. Digitalizzare un'impresa in termini concreti che cosa può rappresentare? Facilità nell'assumere sicuramente decisioni in tempi molto più rapidi e cos'altro ancora, Presidente? Ma certamente consente di avere un controllo più puntuale delle proprie attività, un'immediatezza nella consultazione dei dati, la possibilità soprattutto di connessione esterna più immediata. Oggi chi non parla un linguaggio digitalmente evoluto fa fatica a mettersi in contatto, a condividere informazioni, ad avere rapporti insomma con altre aziende che invece l'abbiano fatto. Chiaro, c'è un'evoluzione costante e continua che impone un progresso anche in questo senso. Un po' per fare un esempio, come chi oggi volesse tenersi in contatto con una persona attraverso la lettera anziché attraverso il telefonino WhatsApp, esattamente questo.
I campi di applicazione sono estremamente larghi? Assolutamente sì, si va dalla raccolta dati, trasformazione, alla ma pensiamo, quando si parla di digitalizzazione si parla anche molto semplicemente della possibilità di avere un sito che sia un sito fruibile, raggiungibile e chiaro, che racconti l'azienda. Torniamo all'esempio di prima: un conto si deve andare sulle pagine gialle, ammesso e non concesso che esistano ancora, per cercare la mia azienda; un altro conto se digitare su Google il nome, trovare un sito che mi racconta e mette in evidenza i contatti. Oggi vanno tutti lì. L'ecosistema cooperativo in questo ambito viene coinvolto anche grazie a queste iniziative? Ma sì, noi ci siamo posti l'obiettivo di intanto di fare un'analisi puntuale all'interno della nostra compagine, quindi rappresentata dalle cooperative abruzzesi, per capire il livello e la qualità della digitalizzazione. Da qui è emerso chiaramente che c'è una dicotomia: le imprese medio-grandi chiaramente sono già molto avanti su questo progetto, hanno tutti quindi uno stato di avanzamento importante rispetto a questo tema; le aziende piccole sono molto indietro, alcune di queste non hanno nemmeno il sito, non hanno quindi nessun tipo di attività legata a questo processo. E noi intendiamo, attraverso il nostro supporto, metterle nelle condizioni di dotarsi di questi strumenti. L'Abruzzo quindi deve compiere ancora importanti passi in avanti? L'Abruzzo, come molte regioni, nel senso, l'Abruzzo certamente sì, però come detto è un tema più che regionale, è un tema legato alle dimensioni e alla possibilità dell'impresa di investire su questi temi. Ecco, cambiare questa cultura per essere più competitivi, l'Italia nel contesto europeo come si colloca verso questo percorso? Beh, non siamo in vetta alla classifica, possiamo dirlo con grande trasparenza, però abbiamo anche, come storia dell'innovazione del tessuto produttivo di questo paese, delle storie di eccellenza. Abbiamo anche la capacità di essere capillari sul territorio. Noi abbiamo un tessuto produttivo fatto da tantissime piccole e medie imprese, oltre ai grossi player. Ecco, il nostro sforzo, quando ci paragoniamo ad altri paesi europei o extraeuropei, è proprio saper capire e conoscere il nostro tessuto produttivo, partendo dalle esigenze delle imprese, che sono molto diverse a seconda delle dimensioni rispetto a grossi player nazionali o multinazionali. Digitalizzare contribuisce anche ad assumere decisioni in tempi più rapidi, più stretti, e quindi questo è un beneficio per tutta la produttività? Sì, assolutamente è così, aiuta a prendere decisioni. Ci sono strumenti che ti offrono, pensiamo ad esempio ai big data, la possibilità di prendere decisioni anche complesse in tempi molto, molto più rapidi. Serve però a monte, al di là della tecnologia, la capacità di usare questi strumenti, di usarli in maniera puntuale, pertinente. Questa è una delle sfide che noi stiamo, come Fondazione Pico, stiamo portando avanti. Ecco, due parole infine sulla Fondazione Pico, quali i campi di intervento? Beh, sono molteplici a seconda dei settori di interesse delle imprese cooperative. Al momento chiaramente ci stiamo concentrando tantissimo sull'intelligenza artificiale, che presenta delle grandissime opportunità ma anche delle criticità, non dobbiamo nascondercelo. Noi siamo un modello di impresa labor intensive, quindi fortemente radicata sul contributo dei lavoratori. Dobbiamo capire come l'intelligenza artificiale può sostenere la produttività senza però creare degli scossoni sociali in termini di occupazione. Altro traiettoria strategica è quella della cyber security. Sempre più spesso abbiamo imprese che sono sotto attacco, quindi anche qui dobbiamo rafforzare strumenti e competenze. Poi c'è tutto l'ambito del digitale, pensando ad esempio alle piattaforme, dove noi, come modello di impresa cooperativa, possiamo portare un'expertise frutto di anni di governance democratica. Ecco, sul digitale questo può essere un vantaggio competitivo rispetto ai grossi player. Le grandi organizzazioni, non tutte in realtà, colgono nella digitalizzazione appunto un elemento di miglioramento del business, quindi nella pubblica amministrazione di un miglioramento dei servizi. Chiaramente questo non è, comporta anche un complesso di competenze che non sempre poi si trovano nelle organizzazioni più piccole, pubbliche o private che siano. E il Consiglio sono favorevole alle aggregazioni, quindi il nostro, diciamo, approccio piuttosto artigianale, diciamo, più piccolo, va curato all'interno di, appunto, di un sistema che riesca a mettere assieme le competenze e le capacità di tutti anche sul digitale. Quali gli aiuti e qual è il supporto che può arrivare dal MEF per il tessuto produttivo nazionale? Beh, il MEF è un
gestisce tutta la politica economica nazionale, quindi anche in termini di indirizzo, ma il MEF assieme ad altre grandi amministrazioni appunto possono indirizzare anche questi principi, il fatto che non si possa più andare da soli in una società che cambia, in una società sempre più digitale, rappresenta uno spunto che non solo il MEF ma anche gli altri organismi che si muovono all'interno del mondo dell'industria e della produzione debbono cogliere. Dottor Tomasini, per concludere, da incontri come questo quali elementi, quali spunti possono essere colti e possono emergere? Io credo che appunto gli spunti siano nei confronti di coloro che partecipano attivamente al tessuto produttivo dei territori nazionali. Lo spunto secondo me è proprio che tutti dobbiamo approcciare al digitale in un modo molto più aperto e in maniera più condivisa, e questo genererà delle opportunità anche per i singoli. Dobbiamo valorizzare il concetto di cosa comune, di casa comune, anche sul digitale, e quindi non pensare di giocare la partita sempre da soli. L'università riveste un ruolo da protagonista. Io credo che quando si parla di formazione di alto livello, di innovazione, di digitalizzazione, si parli di una offerta formativa di tipo universitaria, di alto profilo, che può essere anche completata con corsi magistrali o di master di primo o di secondo livello, se non addirittura i dottorati di ricerca. Molti dottorati delle università abruzzesi accolgono borse industriali, quindi un connubio perfetto tra ciò che è ricerca e ciò che è innovazione all'interno delle imprese. L'Università di Teramo ha intrapreso corsi di questo genere? Assolutamente sì, con i vari dipartimenti, con i 5 dipartimenti presenti all'Università di Teramo e anche con la Neoscuola Dottorale che accoglie tutti i dottorati di ricerca dell'Università di Teramo, molti dei quali accolgono delle borse di dottorato di tipo industriale, quindi vuol dire che le aziende partecipano alla formazione dottorale, che è la più alta formazione riconosciuta a livello europeo, per creare sempre di più un connubio sempre più forte tra impresa e ricerca e mondo accademico.